commerciale e così via. Per cui mercato mass market. Medievip invece è una controllata appunto di Arriva al 100% e si muove nel settore delle nicchie di mercato. Per poter entrare ovviamente nei due mondi, da una parte si è più soggetti a tutto ciò che è l'opera dei centri media e quindi con un rapporto un po' più indiretto verso ovviamente quelli che sono i potenziali clienti. Invece Medievip lavora nel mercato del lusso, di conseguenza in settori ben specifici, nautica, golf, arte, equitazione. Questi mondi sono mondi completamente diversi dalla realtà mass market, dove il rapporto è direttamente con i vertici delle aziende, perché sono investimenti importanti, sono investimenti che coinvolgono i clienti importanti ovviamente dei vertici delle aziende e di conseguenza c'è un rapporto diretto molto forte. Per cui tutta la parte di gestione, sponsorizzazioni sta all'interno di Medievip. Medievip allo stesso identico modo nei mondi in cui vi dicevo precedentemente, quindi nautica, golf e equitazione, lavora con la comunicazione esterna, nei principali porti turistici italiani, nei principali circoli di golf e dell'equitazione e unisce la parte editoriale a quella delle sponsorizzazioni. Come siamo arrivati a Spoleto? Nel nostro carnet operativo, quindi nel portafoglio dei contratti, per quanto riguarda il mondo dell'arte, anche qui lo scindiamo in musica, in quello che ovviamente è tutto ciò che l'arte riguarda anche la parte figurativa, contemporanea, eccetera, noi abbiamo un'esperienza datata da un decennio, forse qualcosa di più, che riguarda i principali enti italiani, Filarmonica della Scala, Teatro Regio di Torino, Filarmonica del Teatro Regio, Fenice di Venezia, Sferisterio di Macerata e così via, e altri minori. E quindi quando abbiamo preso che c'era questa nuova riconcertazione, questo nuovo pensiero legato al Festival di Spoleto, ovviamente ci siamo messi in contatto direttamente con la pubblica amministrazione e poi ovviamente con il Festival, con la direzione del Festival dove siamo stati ovviamente inviati per proporre una collaborazione che potesse in qualche modo giovarsi di quelle che erano state le nostre esperienze portando un po' di innovazione, un po' di nuove idee. Che cosa è piaciuto?